Un ben ritrovati a tutti da Annalisa Actis e da Orizzonti News, il programma di fatti di sport dedicato alla società Orizzonti United. Una puntata che, come avete visto, è iniziata in maniera inusuale, ma era giusto tributare alla vittoria dei giovanissimi Fascio B 2001, appunto la vittoria contro il Vallorco di domenica scorsa, che è valsa la vittoria del loro campionato. Avremo modo di approfondire questa vittoria con le immagini e le interviste che abbiamo realizzato appunto a termine della gara, però intanto riprendiamo il timone della puntata e parliamo come sempre di eccellenza. Domenica scorsa si è svolta la 32esima giornata del girone A, appunto del campionato di eccellenza, quindi a 2 giornate dal termine del campionato, Aigreville Orizzonti hanno concluso la partita sullo 0-0, Livrea ha battuto il Grugliasco per 4-1, il Baveno batte il Santhià 4-0, Gassino San Raffaele batte Biogliese 3-0, Gozzano batte Borgaro 2-0. Junior Biellese batte Volpiano 3-2, Lomegna batte il Caselle 2-0, pareggio per 1-1 tra Varallo Pombia e Novecalcio, lo Chervensod vince in quel di Verbania appunto per 1-0. La classifica vede naturalmente sempre il Gozzano, leader e ormai vincitore del campionato con 84 punti. Seguono le squadre che insomma sono in piena zona playoff, ovvero il Baveno con 62 punti, l'Aigreville 59, Varallo Pombia e Novecalcio a 56. Dietro di loro Livrea 53, il Volpiano a 50, Orizzonti United 49, Santhià 48, Gassino 45, Borgaro Junior Biellese 38. A partire dallo Chervensod a 32 punti abbiamo invece le squadre papabili per i play-out o alcune già retrocesse, appunto Chervensod 32 punti, Caselle 30, Omegna 29, Biogliese 25, Grugliasco 24 e Verbania 15. Quindi appunto un campionato, anche quello di eccellenza, che volge al termine, mancano solamente ancora 2 giornate. Andiamo a vedere quindi quelle che saranno le partite in programma domenica 19 aprile. Aigreville Varallo Pombia, Biogliese Verbania, Borgaro Baveno, Grugliasco Omegna, Caselle Junior Biellese, Novecalcio Ivrea, Orizzonti United Chervensod, Santhià Gassino San Raffaele e Volpiano Gozzano. Nella prossima puntata torneremo appunto ad occuparci di eccellenza, vi proporremo le immagini e le interviste che realizzeremo dopo Orizzonti United Chervensod, che effettivamente si presenta come una partita difficile. Più che altro lo Chervensod sicuramente scenderà in quel di Bassanino di Cigliano proprio per agguantare ancora 3 punti necessari per poter risalire ulteriormente la classifica. Ma staremo a vedere, ne parleremo la prossima puntata. In questa invece, ampio spazio settore giovanile, cominciamo da Roberto Colombo, allenatore degli allievi Fascio B 99 Real Canavese, che tratta un bilancio, insomma, su quella che è stata la stagione di quest'anno. Sentiamolo. Siamo insieme a Roberto Colombo, il mister del Real Canavese. Allora, rompiamo subito gli indugi. Abbiamo perso 4-0 oggi contro l'Aosta, così insomma togliamo subito qualunque dubbio, insomma. Però in ogni caso, intanto è una squadra che ha una posizione in classifica molto alta, le valdostane anche sono sempre molto ostiche, questo l'abbiamo sempre detto. Non sono alibi, sono realmente effettivamente partite sempre molto. Tecnicamente sono superiori. Tecnicamente devo dire che quasi tutte le valdostane sono superiori. Ne abbiamo battuta una l'altra domenica al Grand Combin, erano ultimi in classifica, però noi abbiamo fatto la nostra partita. Anche oggi il primo tempo, anche se è finito 3-0 il primo tempo, le 2 o 3 occasioni pulite che abbiamo preso in pieno, il portiere non ha fatto parate, è stato preso in pieno e 2 gol li potevamo fare. Poi è finita così, sono primi in classifica a 1 punto, dunque non c'era partita, tra parentesi, ma le occasioni le abbiamo avute, pazienza. Al di là di questo risultato, è comunque un campionato, per quanto vi manchino ancora più partite rispetto ad altre squadre del settore giovanile per terminarlo, è comunque, insomma, siamo in un periodo in cui ci si accinge verso la fine. Quindi, comunque, volevamo sapere un po' quello che è il tuo giudizio, la tua opinione su tutto quello che sono stati questi mesi di campionato. Certo, allora, diciamo che l'anno, anche se deve ancora finire, ci abbiamo ancora 5-6 partite. Per me è comunque stato un anno positivo perché il gruppo, ripeto, si è creato un bel gruppo, sono uniti, non hanno mai avuto discussioni tra di loro, dunque già questo è un risultato per me.
Poi sapevamo benissimo che avendo un secondo gruppo le basi tecniche erano molto basse, tre o quattro elementi un po' più del solito, ma il resto, l'inesperienza dei ragazzi ha fatto sì che tanti errori, tanti gol presi per, ripeto, per inesperienza sul contatto del pallone. Per il resto ci siamo mangiati addirittura due partite qua in casa, che eravamo sul 2-0, e per errori tecnici, stupidi, scusate la parola, però sono questi gli errori, ci siamo ritrovati sul 2-2. Punti che due da una parte, due dall'altra sarebbero stati quattro ed eravamo sopra la metà della classifica. Forse manca un po' di malizia o un po' di esperienza, che appunto di una maturità calcistica. Certo, esatto. 4-5 elementi addirittura non hanno mai fatto scuola calcio. Io ho un attaccante che tuttora fa dei gol, è il primo anno che gioca a calcio. E secondo me ha un futuro questo qua. Gli manca la tecnica, però non si ferma mai, quello che dovrebbero avere tutti i ragazzi a questa età. Invece adesso è un po' un'età particolare, che hanno altre cose per la testa e poi diciamo che si perdono in cavolate dove costa poi il risultato finale. Sì, in effetti è un discorso che spesso si fa anche con l'altro mister degli altri 99, insomma è un po' un'età così, ma ben venga, beati loro, come si suol dire. Il tuo invece giudizio su te stesso, come ti sei visto in questo ruolo, se ti sei piaciuto, se sei comunque soddisfatto di quello che hai dato e quello che hai ricevuto? Io alla fine del primo tempo gli ho ancora detto possiamo farcela, perché ho visto che due o tre occasioni nitide le abbiamo avute, e questo è un po' il mio credo, nel senso non mollare mai e cercare di insegnare le basi ancora adesso ai ragazzi, sia del calcio sia nella vita, perché a volte anch'io ho un figlio del 99 e mi divento genitore nello spogliatoio. Ma detto questo, ripeto, forse avessi avuto una squadra forse un po' più tecnica, anche se questi mi hanno seguito parecchio, il gioco c'è, abbiamo fatto parecchi gol su certi schemi, punizione, calci d'angoli, l'imbucata in contropiede, cioè le seguono queste cose, manca proprio la base, si perdono palloni stupidi. Detto questo, io non mi voglio dare nessun voto, per me io mi considero positivamente, perché se considero il gruppo positivo è perché il mio risultato l'ho fatto. Speravo, chissà, magari in un futuro avere un po' più cosa tecnica, che ti seguono in più, perché ripeto, l'inesperienza fa sì che un ragazzo non arriva a tirare addosso la palla per evitare un calcio d'angolo, queste cose qui, e noi tanti gol li abbiamo presi per questi errori qua. Ed eccoci rientrati in studio, quindi passiamo dagli allievi fascia B Real Canavese invece ai giovanissimi fascia B 2001 Orizzonti United, che, come abbiamo annunciato a inizio puntata, la vittoria contro il Vallorco di domenica scorsa è valsa la vittoria nel campionato. Vediamo le immagini della partita.
Canavese Group, il punto di riferimento per l'edilizia in Canavese. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita. Canavese Group, soluzioni per l'edilizia. A fine gara naturalmente tanta la gioia, grandissimi sorrisi, abbiamo intervistato i protagonisti, i dirigenti e l'allenatore. Cominciamo con Mario Gianetto bagnato dai propri ragazzi, proprio che naturalmente lo stavano festeggiando. Sentiamo. Siamo insieme a Mario Gianetto e notiamo dai tuoi capelli bagnati che soprattutto. Complimenti, vittoria oggi, vittoria in campionato, ce l'avete fatta. Sì, sì, è vero, gran bella soddisfazione, è stata un'annata un po' così, diciamo, particolarmente, diciamo, agitata, però alla fine abbiamo ricomposto tutto, abbiamo finito il nostro campionato alla grande. Adesso matematicamente abbiamo vinto, ci rimangono ancora due partite, proviamo a continuare questa serie di vittorie sperando di infrangere questo record, di rimanere imbattuti fino alla fine del campionato. Però un gran bel gruppo, molto, molto soddisfatto, di grandi ragazzi, grandi umili nell'allenamento, gran lavoratori, quindi molto, molto soddisfazione. Un complimento proprio grande, grande ai ragazzi. Un gruppo che ha saputo, insomma, reagire al non passaggio ai regionali, che giustamente li aveva anche un po' intristiti, come giusto che sia, però ha reagito alla grande, insomma, una serie infinita di vittorie, vittoria in campionato davvero. Complimenti a tutti voi. Grazie, grazie. Sì, è vero, abbiamo purtroppo fallito questo obiettivo dei regionali, nonostante i 16 punti, però purtroppo ci sta. Abbiamo reagito molto bene, abbiamo, diciamo, affrontato il campionato fin dalla prima partita con una rabbia dentro per recuperare quello, diciamo, che non avevamo fatto, e diciamo che i risultati ci hanno dato ragione. È stata una splendida annata veramente, complimenti a tutti. Ed ora invece andiamo a sentire la soddisfazione di una altrettanto bagnata Monica Graglia, dirigente dei giovanissimi Fascia B. Monica Graglia, dirigente dei giovanissimi 2001, complimenti davvero, i tuoi capelli sono realmente bagnati perché i ragazzi non vi hanno risparmiati. No, assolutamente, ce l'avevano detto, ahimè ci sta, felicissima, felicissimi tutti, finalmente se lo meritano, ecco, abbiamo saltato la vittoria regionali, però secondo me è giusto anche così. Abbiamo dimostrato che comunque abbiamo una buona squadra, i risultati sono venuti. Voglio arrivare fino alla fine senza perdere una partita. Infatti l'abbiamo un po' sottolineato, ma ridiciamolo, mancano due partite alla fine del campionato, quindi matematicamente vittoriosi, però insomma a questo punto se abbiamo fatto 30 facciamo 31, vinciamole tutte. Vinciamole tutte, è una bella soddisfazione, noi ci puntiamo lì e ci arriviamo, secondo me ce la possiamo fare, ce la mettiamo tutta. Io sono convinta che i ragazzi fino alla fine non mollano e quindi vinceremo fino alla fine. Senti, hai in serbo un regalino, una sorpresina per i ragazzi, si può dire, non si può dire? Non si può dire, però insomma se la meritano, una sorpresina ci sarà, chiaramente la festa ci sarà e poi tutti insieme andremo anche a fare un torneo in Liguria che comunque insomma ci dà soddisfazione andare con un bel gruppo unito, arrivando da una vittoria così possiamo fare ancora bene. Complimenti, in bocca al lupo. Crepi, ti aspetto alla festa. Sì, ci sarò. Assolutamente. E concludiamo questa carrellata sulla vittoria del campionato dei 2001 con l'allenatore Alessandro Trusciglio, che insomma in questi due mesi è tornato a vestire appunto i panni di allenatore da quello che invece era il suo ruolo principale fino a qualche mese fa, ovvero il direttore sportivo. Sentiamo che cosa ci ha raccontato proprio in merito all'orgoglio e alla soddisfazione di questa vittoria. Alessandro Trusciglio, il mister dei giovanissimi Fascia B 2001, che forse è una delle poche interviste in cui vieni volentieri, così riesci a sviare alle lavate dei ragazzi. Sì, ero molto contento, sono molto contento, no? Mi hanno lavato completamente, ma ci sta, va benissimo. No, sono molto, molto contento, vorrei levarmi dei sassolini, però preferisco tenere il profilo basso. Dico che stiamo facendo, la società ha fatto una grande cosa quest'anno, non era facile, siamo riusciti a fare qualcosa di positivo e questo gruppo
purtroppo, per fortuna, sfortuna, non si capisce, non è riuscito a centrare l'obiettivo che per il, forse per i genitori è importante, per noi è importante la crescita del ragazzo, dei ragazzi e del gruppo, è una crescita sana, è quello che noi vogliamo. Io ho preso questo gruppo 2 mesi fa neanche, onestamente non ho avuto 0 problemi, io, o sarà che magari sono io che sono bravissimo, ma non penso, sono uno molto uno come gli altri, 0 problemi, tutti si allenano, nessuno apre bocca durante l'allenamento, poi finito l'allenamento si scherza, si parla. Io ho visto grossi cambiamenti, i ragazzi sono molto motivati e si va avanti così, il prossimo anno vediamo un attimo di chiudere il cerchio. Molto probabilmente, quasi sicuramente potrei rimanere io in questo gruppo, i ragazzi sono molto contenti, allora si va avanti. Ho detto prima che mi hanno fatto tirare fuori di nuovo il fuoco, perché io sono uno molto sanguigno, sono uno che dà tutto alla squadra e ai ragazzi, e loro sono riusciti, ce l'hanno fatta in 1 mese e mezzo e sono veramente soddisfatto e contento. Infatti era proprio la mia prossima domanda, nel senso che tu arrivi da allenatore, tra l'altro l'anno scorso allenavi i 98 degli Orizzonti, 97 scusami, degli Orizzonti, avete fatto benissimo, ruolo di direttore sportivo che comunque hai eseguito e stai ancora comunque svolgendo nel migliore dei modi, ma effettivamente da 2 mesi a questa parte sei tornato tu. Ma sì, faccio ancora qualcosa in società, come dicevi tu, direttore sportivo non è facile farlo e gestire tante cose, mi stanno dando una mano, però ragazzi, gestire un gruppo come questo qua e dare tutto in 2 mesi non è facile, mi sono dovuto comunque spostare un po' da tutto quello che concede il discorso societario per dare qualcosa a questi ragazzi. E col senno di poi lo rifarei, nel senso comunque molto 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 soddisfatto e spero e penso e sono sicuro che anche la società, io mi metto da parte, ma anche la società la sia, perciò si va avanti così e si va avanti alla grande. Sì, sicuramente, poi queste vittorie, al di là delle proprie vittorie calcistiche, di risultati, ma queste vittorie di crescita di alcune delle squadre che magari sono partite un po' meno bene rispetto ad altre all'inizio, invece questa crescita evidente e motivata anche dai risultati, penso che a qualunque società possono rendere orgogliose a qualunque società. Sì, non si devono abituare, perché spesso nei messaggi quando dico abbiamo vinto 3-0 solo, non solo, è importante che la vittoria nasca dietro delle situazioni di gioco importanti, no? Perché questa squadra è abituata a parare la difesa, lancio lungo sull'attaccante, che per carità noi abbiamo un grande attaccante che se gli mettiamo in condizioni, su 10 azioni fa 10 gol, il discorso è che poi il prossimo anno ci troveremo a avere il problema, no? Invece è meglio perdere qualcosina prima, è meglio cercare di far capire a questi ragazzi che l'importanza è giocare a calcio, perciò i vari step, il portiere gioca bene la palla con la difesa, centrocampo, attacco. E poi io sono convinto che il prossimo anno e fra 2 anni questa sarà una grandissima squadra, con qualche inserimento sarà una grandissima squadra. Ecco, in che cosa, tu che li hai visti prima da direttore sportivo, quindi fino a qualche mese fa, ora li hai vissuti da 2 mesi a questa parte, li vivi quotidianamente, dove sono cresciuti principalmente? Nella testa sicuramente. Io ho lavorato tanto là, ho lavorato su quelli che giocano di meno soprattutto all'inizio e poi ho lavorato su, diciamo, quelli vecchi, quelli che sono tanto tempo che sono in società e ho lavorato tanto sulla testa, è vero, sì, ho fatto situazioni di gioco, schemi, palle native, tutte queste cose qua che magari prima avevano fatto quasi niente, però ho lavorato proprio sulla testa, perché per me è vitale che un gruppo sia sano, vuol dire che sia educato fuori dal campo e in campo, perciò io curo tutti i dettagli, tutti, io curo tutti, non mi interessa niente, sarò anche petulante, sarò anche a volte un po' cattivo, però quello che importa è che il ragazzo recepisce che io, se sono cattivo tra virgolette, certo. Se sono rigido, se sono un po' più duro, lo faccio solo per il loro bene, non lo faccio perché mi piace essere il fenomeno della situazione, deve essere così e loro sono cambiati tanto. Qualche ragazzo che ha cambiato veramente un casino, maturato, altri che stanno incominciando a capire che se non si allineano il prossimo anno sono tagliati fuori, non ci sono, ma il prossimo anno, ma non necessariamente agli Orizzonti, anche in un'altra società si devono allineare, quelle sono le idee del mister e della società, se non si allineano è normale che poi faranno un anno da una parte e un anno dall'altra, e a me sembra che in questo gruppo tutti quanti si siano allineati.
Sì, sì, è proprio un fatto oggettivo, più si cresce di categoria, la legge del calcio vuole la selezione, insomma, quindi è ovviamente naturale. Io col 1997 per arrivare a fare finali regionali e vincere i campionati ho dovuto fare una selezione, no? Purtroppo ci sta arrivando il settore giovanile e non si può più pensare che tutti i ragazzi debbano giocare. Io li faccio giocare quasi sempre tutti quanti, però spesso non è così. A volte vado in difficoltà anch'io, onestamente, perché ci sono quelli che sono in questo momento un pochettino più avanti e altri che magari sono meno avanti, ok? Però capisco anche tante cose, tante dinamiche, essendo anche genitore, so che comunque il ragazzo ci tiene, vorrebbe, allora cerco sempre di inserirli. Però nel mio cammino da allenatore e da mister ho sempre cercato di migliorare la squadra, è in campo e fuori, perciò nei vari anni ho sempre cercato di inserire quei 3-4 ragazzi che facessero fare il salto di qualità alla squadra. Questo mi ha sempre pagato, perché poi alla fine abbiamo vinto quello che c'era da vincere e i ragazzi che sono tuttora junior sono quelli che ho allenato e sono junior e se vanno anche in prima squadra. Perciò diciamo che la strada giusta da percorrere è quella. Sempre, come dicevo prima, col profilo basso, umiltà sempre a go-go, e penso che quella sia la strada giusta per me e soprattutto per i ragazzi. Mancano ancora 2 partite, 2 vittorie? Ma è brutto da dire, no? Io appunto, io sono una persona che io devo vincere in tutte le cose che faccio, io devo sempre arrivare primo, devo sempre, e questo gruppo deve avere questa mentalità, deve mettersi in testa che deve sempre cercare tramite il gioco di vincere la partita, ok? Poi ci sta quella partita che magari c'è la possibilità di vincere anche con una palla inattiva, però bisogna capire che devono giocare in un certo modo. Io queste 2 partite le voglio vincere sicuramente, e i miei ragazzi sicuro, sono convinti anche loro, come erano convinti oggi, come erano convinti Colmati, come sono convinti tutti gli allenamenti che facciamo. Perciò non dico che al 100% le vinciamo tutte e due, ma dico al 150%. Questa puntata termina qui, siamo naturalmente anche noi, continuiamo a fare i nostri complimenti ai 2001, ma comunque a tutte le squadre Orizzonti United che si apprestano in queste settimane proprio a concludere i rispettivi campionati, quindi comunque un enorme in bocca al lupo a tutti. Noi ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.